9 ottobre. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Giovanni 4, 24. La natura di Dio. Già da tempi antichi l'uomo ha dato origine a divinità di vario genere e natura. L'uomo si è fatto delle divinità dal legno e dalla pietra, ha chiamato Dio le forze della natura, l'ha rappresentato attraverso immagini d'uomo, di donna e anche di animali, eccetera. Nonostante ciò, l'interrogativo rimane: chi è Dio? A questa domanda l'Evangelo risponde con profonda chiarezza: Dio è spirito. Dio non può essere rappresentato attraverso la materia, le figure celestiali o quelle terrestri. Dio stesso aveva messo un divieto ad Israele di adorarlo attraverso qualsiasi rappresentazione. Esodo 20, 1-5. Il fatto che Dio è spirito non significa che è inesistente ed irreale. L'uomo non vede il vento, ma avverte la sua esistenza. Caro lettore, non percepisci la presenza di Dio? La risposta è molto semplice. Stai cercando Dio attraverso mezzi e metodi che celano la sua natura. La presenza di Dio sarà percettibile solamente attraverso un'adorazione che rispetti la sua propria natura. Ma allora viene, anzi è già avvenuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.